Allora, passo la parola a Nerio Della Vecchia, che è il presidente della Confartigianato. Che, come dire, devo dire che Nerio è sempre presente a prova. Grazie, anche perché non sono più in campagna elettorale, come sapete. Sono stato, bene o male, per chi piace, riconfermato per 4 anni presidente del Confartigianato di Schio, per cui era assolutamente spassionata questa cosa. Bene, buon pomeriggio a tutti. Vorrei subito svolgere il tema che ha posto il sindaco, no? Perché sono quelle cose che devono essere fatte subito. Le ha posto, però non si è accorto che questa volta è arrivato il tema anche con la soluzione. Anche con la soluzione, perché ha detto: voi ci state dicendo prima che il nostro collega, lo tratto collega se mi sentisse, Alessandro Rossi, imprenditore, lui poteva scegliere, esatto, grande onore che non, certamente non meritiamo, però lui ha potuto scegliere quello che è oggi il tema che poniamo oggi. Noi effettivamente non è più non possiamo più delegare questa attenzione alla sostenibilità, no? Ormai è un dato di fatto, piaccia o non piaccia, per cui non so se ho risposto chiaro, ma è sì e ci dobbiamo essere. E allora io credo che questi siano gli incontri importanti, utili, e siano utili incontri e siano momenti importanti per far rete. Adesso vorrei spiegare in maniera mia semplice come si può far rete anche arrivando naturalmente portatore di interessi diversi. Ecco, cito il caso del mio amico Luigi Coppiello, che io e lui siamo antagonisti sportivamente, calcisticamente, perché lui so che tifa Catania, mi pare. No scusa, è andato via il sindaco. No, lui è un interista, no? Lui è un interista e io sono un juventino. Ecco, scusa, Catania e Inter li avevo scambiato, Gigi. Ecco, però dico, ecco, siamo antagonisti su questo punto di vista, però poi quando gioca Milan e Juve, lui tifa Juve, quando gioca Inter-Milan, io tifo Inter, perché qual è l'obiettivo comune che abbiamo io e Luigi? Che siamo anti-milanisti, non ce ne vogliano chi sono milanisti, per cui... Esempio, se vogliamo, banale, per spiegare che pur partendo da due posizioni diverse, lui interista e io juventino, convergiamo sul fatto che siamo anti-milanisti. Questo per dire che quando prima toccava il discorso di Roncate, che io apprezzo moltissimo perché ho seguito il discorso dell'X-Pharma, per cui una cosa importantissima, e sottolineava in maniera un po' troppo netta quel, diciamo, rispetto del territorio, che va benissimo, però noi oggi dobbiamo insieme, proprio con questi modi diversi di pensare, di essere portatori magari di richieste dei nostri rappresentati, che abbiamo un problema di mobilità. Ma faccio l'esempio, sembra che conosciamo tutti, da qui andare a Vicenza abbiamo troppe strade, no? E uno direbbe, vabbè, non serve ne farne. È che queste strade non sono percorribili. Cioè, chi è che può pensare che da qui a Vicenza, al capoluogo, ci si debba impiegare un'ora per andare a fare un qualcosa? Cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo metterci attorno a un tavolo e decidere se è necessario sopprimerne qualcuna, farne qualche altra o decidere cosa fare. Ma tanto per capire che se partiamo dall'idea che non possiamo più toccare nulla, le nostre attività, siccome che competono non più con quello che abbiamo fuori di casa, ma competono con una, diciamo, un'area molto più vasta, e dobbiamo fare anche incontri con quelle che sono le realtà che loro hanno, che probabilmente, giustamente, come è stato detto prima, hanno fatto negli anni in cui noi probabilmente eravamo distratti e potevamo recuperare quello che adesso ci è difficile fare. Sto parlando della Valdastico Nord, tema molto molto discusso, molto anche particolare, perché affronta sicuramente il tema ambientale, ma è chiaro che far rete vuol dire anche confrontarsi con rispetto, pur consapevoli che quella è un'arteria che deve essere fatta, perché è un'opera incompiuta, non è insignificante. Se vogliamo fare cattedrale sul deserto, quella è una cattedrale del deserto, perché l'utilità che ha quella arteria lì, diciamo che niente rispetto a quello che potrebbe fare facendo
pochi chilometri, sarà un sacrificio, dovremmo comunque poterlo fare. Per cui ci siamo certamente, sindaco, ci siamo, noi metteremo tutta quella che è la nostra esperienza. Non voglio, non è l'occasione per fare campanilismo, ma credo farete, vuol dire ognuno fa qualcosa di proprio e non che uno faccia tutto e gli altri non facciano niente. Come Confartigianato abbiamo messo in piedi un qualcosa di, credo, interessantissimo ma anche molto stimolante, che è quello della mobilità elettrica, un tema che adesso è molto anche ampio, per cui non mi soffermo su questo, ma è chiaro che è una risposta che daremo, probabilmente se adesso partiamo riusciremo a darla fra qualche anno ai nostri figli, per rispetto del nostro ambiente.